Ragazzi, domani ore 15 Clash of Clans, quindi mi raccomando, non mancate. Invece oggi è uscito alle ore 15 un video su Clash Royale, non ve lo perdete. Spolliciate 3000 mi piace e apriremo questo benedetto torneo. Salve a tutti ragazzi, sono Piaz, bentornati nel mio canale ragazzi. Ve lo ripeto anche qui, innanzitutto se volete lasciarmi un bel pollicione di supporto, prima di arrivare a 3000 mi piace per questo video. Ragazzi, questo qui è il primo video, diciamo, che vi vedete post aggiornamento, perché ne avevo già un po' da prima, quindi insomma è tempo di farli, di pubblicarli. E oggi ragazzi siamo qui con il primo video post aggiornamento. Ragazzi, ve lo dico anche qui, volevo creare un torneo su Clash Royale, quindi se vi piace l'idea scrivetemi nei commenti sì, se volete, no, se non volete. Così intanto lasciate un bel pollicione, un commento, così vedo quanti siete. L'unico modo per farmi capire quanti siete purtroppo è questo. Cioè, dalle visualizzazioni non si capisce, perché magari è uno che clicca nel video così e basta. Invece con un commento, con un mi piace, mi fate capire se volete o meno un torneo. La password ve la darò su Telegram, quindi PiazYT, eccola nel Telegram. Basta, perché l'ho già detto nel video che è uscito prima. Se ce l'ho fatta, penso, spero più che altro. In caso è uscito un video alle ore 15, in caso andatelo a recuperare. Se non ce l'ho fatta, sti cazzi amen. Niente ragazzi, partiamo subitissimo con il video. Prima me lo sono dimenticato, adesso no, ma prima sigla. Ragazzi, ho notato adesso che non so perché mi ha mancato la parte iniziale, quindi non vi ho fatto vedere quando vado a cliccare su battaglia. Non so perché mi taglia quella parte lì. Quindi adesso comunque vabbè, andiamo a fare questa battaglia, come andrà andrà, e dopo vediamo, vi dico le coppie che ho. Prima sfida che vedete sul mio canale, chiaramente qui su Picco Ghiacciato, vediamo come va. Sono in una streak di vittorie molto molto grossa, quindi cioè sto vincendo molto di più rispetto a quanto ne sto perdendo. Quindi mi ritengo molto soddisfatto, vediamo come vanno queste partite. Ok, dovevo usare il bombarola prima, non sapevo se avesse i barbari o gli sgherri, perché molte volte usano gli lord di sgherri per fermarmi in Royal. O il lord di sgherri o i barbari, quindi in base a ciò io uso o il bombarolo o il mago di ghiaccio e la scarica, dipende da cosa mi lanciano loro. E devo andare un po' a intuito. Un po' che volte ragazzi ho visto che magari loro mi lanciavano l'orda di sgherri, io anticipavo la mossa e lanciavo lo stregone di ghiaccio e la scarica e li shottavo tutti praticamente, ed era bellissimo. Ok, fermiamo questo gigante, non lancio i barbari perché se dovessi avere una fireball mi incula. La peggior scarica della mia vita ho lanciato. L'ho lanciata malissimo. L'ho lanciata malissimo. Mi prude il naso, mi sa che sono allergico a qualcosa. Ragazzi, poi è uscito Pokémon Go. Finalmente è uscito Pokémon Go. Niente, ci sto giocando come un malato perché è una figata. Io vivendo in un paesino di merda, purtroppo non ho chissà quante cose. Da sto giro il bombarolo lo mettiamo prima. Ok, così i barbari durano di meno e riusciamo a farli fuori tutti. Così riesco a dare qualche colpo in più alla torre. Siamo in lieve vantaggio, ragazzi. Perfetto. Il suo arciere è morto. Doppio estrattore. Dobbiamo andare sempre, sempre su di Elisir. Sempre, assolutamente. L'unico modo per riuscire a scamparla con questo deck. Non è un deck pesantissimo, però avendo Gigantroia da 6 e Barbari da 5 è un po' pesante. Scarichiamo. Ci riesce a dare un paio di. Che culo. Ha dato il colpo finale. Ripetiamo nuovamente. Bombarolo e Gigantroia. Tanto per me non è un problema. Metto anche lo stregone di ghiaccio. Perché lo stregone di ghiaccio così mi riesce a fare molti meno danni e la sua torre va praticamente giù. Ok, ha praticamente la torre a terra. 149 punti vita. Io metto un altro estrattore perché è l'unico modo per riuscire a farcela. Mi servirebbe una scarica per fermare il domatore. Infatti il domatore non mi fa nessun danno, intanto io sto sull'1-0. Sto sull'1-0. Gigantroia per portarmi avanti, così se dovesse pareggiare, io comunque mi sono già portato un po' avanti e arrivo a far danno già alla sua torre. Molto molto bene. Stregone di ghiaccio perché sapevo che avrebbe usato gli sgherri, però non ha tempo per tirarmi giù la torre perché metto un estrattore qua e lui come ovviamente va a girare. Metto anche dei barbari in difesa. Ce la siamo giocata molto molto bene, secondo me scarichiamo anche, ma non c'è bisogno. Prima partita, prima vittoria. Molto molto bene, ragazzi. Beh, devo dire comunque che non è affatto male. Più 34 coppe, siamo a 2562 trofei. Tutto sommato ne sto vincendo molti, perché siamo 3-4, poi 2 sconfitte, una vittoria, una sconfitta e poi un macello di vittorie. 2562 per l'appunto, come avete visto. Volevo joinare in un torneo, però come vi ho detto devo chiamare, o forse magari dipende da quando stacco da questo video, chiamo Google Italia e gli spiego un po' la situazione, perché appunto per fare il torneo devo avere le gemme in positive. Visto che mi devono 46 euro, sarebbe una buona idea se cominciassero a ridarmi i miei soldi, perché ho capito tutto, però dopo un po' dà un attimino fastidio avere 46 euro in negativo quando in realtà
verità, io non ho chiesto nessun rimborso. Infatti, come vedete, non so se vi ho fatto leggere la discussione, perché molti non mi credono, come se avessi problemi a dire: oh mio Dio, no, raga, cioè non sono il tipo, che cazzo me ne frega. Infatti, nella discussione mi hanno detto che si scusano per il disagio. L'ho detto 20 volte, però me lo chiedete sempre nei commenti, quindi ve lo spiego. Si scusano per il disagio, che in 5-10 giorni lavorativi dovrebbero ridarmi le gemme. Non è vero, perché è passato quasi un mese. Ho scritto a loro, mi fanno: ma dovessi scrivere a Google, perché sono loro che si occupano dei pagamenti. Sì, ok, ma se voi avete dato l'ok a Google, Google dovrà darmi il risarcimento senza aspettare un mese. O forse Google sta facendo il furbo e sta provando, ma non lo so. L'ho persa, regà, dai, che truppe c'ha, Barbara il livello 10? Dio santo. Madonna, il deck col doppio principe. Poi come cazzo fa a mettere giù tutta sta roba? È roba che pesa un botto. Cioè, sono truppe pesantissime. Metto dei barbari qua, ma mi vengono totalmente distrutti. Me la sono giocata male qua. Non ce la posso fare. No, no, vabbè, ma Dio santo. Mi ha fatto molto più male lui. Questa qui probabilmente la perdo. Però se dovessi perderla va bene, perché sono in una serie di vittorie positive. Ero a 2200, sono a 2006 in due giorni, quindi non posso lamentarmi. Però intanto me la gioco e vediamo come finisce. Perché se lui soffre il gigante royale, non lo soffre il gigante royale. Se avesse sofferto un po' di più il gigante royale, anche se comunque da... ma no, ma fa... cazzo, non fa tanto danno il principe nero, cioè il cavaliere nero, come si chiama, il Dark Prince. Però dà fastidio, perché riesce a farmi comunque 120 di danno, attacca molto rapidamente. Ma poi, ma quante cazzo di carte pesanti c'hai? Madonna. Cioè, ma Dio, senza mettere estrattori poi, come cazzo fa a mettere giù tutta sta roba? Cioè lo spirito di ghiaccio. Vado con una scarica io e con un mini pack e ti ho fermato. Aia, spara. Vabbè, è fermato lo stesso. Ok, è fermato uguale. È la scintilla. Ma non puoi mettere tutta sta roba giù. Hai messo la scintilla un attimo fa. Frecce da parte sua, però non riesce ad arrivare. Ho usato il mouse sbagliato. Poi mi faccio prendere dalle cose, faccio ste cazzate. I barbari sprecati, davvero. Barbari lanciati malissimo. Ciao. Vabbè, io me ne fotto e provo a far più danni possibili con il gigante royale. Sto andando molto molto bene invece, Usiamo una scarica, perché non voglio subire nessun tipo di danno se riesco, specie da quei bastardi dietro. Bombarolo, 42 di vita, ragazzi. 42 di vita, si può fare. La prima torre è praticamente presa. Devo solamente riuscire a difendermi. Solo che lui ha scintilla al mondo. Io vado a tirargli giù la prima torre e andiamo in vantaggio. Mancano 30 secondi. 1-0 adesso. Ok, siamo in vantaggio. Siamo in vantaggio. Lui ha l'Lord di Sgarry e non so dove cazzo usare la scarica. Lo so, avrò fatto una cazzata. Sì, la risposta è sì, però non posso usare la scarica. E non, cioè devo usarla per forza sulla scintilla, per forza. Ti prego resisti, me l'ha fatta, cazzo. Scintilla nuovamente, devo riuscire a far sparare la scintilla sul gigante royale. Sì, ha dato un colpo, grande. Spara, che ce la siamo portata. Spara ancora, vaffanculo, scintilla di merda. No, raga, cioè troppa roba. Al prossimo gigante royale dovrei teoricamente aver vinto. Dovrei, se riesco a fermar lui, però. Intanto fermiamo la sua scintilla, che con due colpi dovrei riuscire a fermarla. E con questo gigante royale, bastardo. E con questo gigante royale dovrei avercela teoricamente fatta. Oh mio Dio, ragazzi, che fatica. Vittoria, però. Vittoria, bella partita davvero. Aveva un deck pesantissimo e mi ha fatto davvero soffrire. Mi ha fatto davvero davvero soffrire. Più 30, siamo a 2600 coppe praticamente nette. Quindi ragazzi, devo dire niente male. Il deck gira bene. Che cos'è? Vuoi iniziare uno scontro di prova? Ah, qui c'è, se clicchi lì ti fa selezionare le... Qui ti mette le truppe in base alla rarità, all'arena o all'elisir. Finalmente una cosa comoda. Finalmente una cosa comoda. Non ho ancora trovato gli spiriti del ghiaccio, lo spirito del ghiaccio, perché è uno solo. Però comunque alla prima chest che aprirò qua probabilmente ne troverò 6000, perché è una carta comune, non è affatto complicata da trovare, quindi non mi sembra così impossibile da trovare. Niente ragazzi, vi dico che per questo video è tutto, ci vediamo come sempre domani alle ore 15 con Clash of Clans, perché domani c'è Clash of Clans. Ragazzi, spero di aver pubblicato due video oggi, anche se non è proprio facile perché ho molti molti impegni. Ragazzi, da piazza è tutto, un saluto, ci vediamo come sempre domani, seguitemi sui social, trovate tutto qui sotto in descrizione come sempre, Instagram e Telegram, ci vediamo domani, ciao ragazzi!